Ciao Massimo, Ciao. grazie per avermi invitato anche questa settimana. Questa settimana si svolgerà in maniera un po' diversa. Abbiamo due ospiti, introduci tutto, te che sei il padrone di casa. Intanto stasera il pittore amico Franco Cappelli e Bene. l'amica di sempre, critica Anna Brancolini. Introdotta. Gli dedico all'Anna e a Franco uno scritto che vedrai sarà molto pertinente con l'ultima opera di Sì, Franco, bene, ok? Lo leggo. vamos. Le parole sono suoni, le figliolanze delle parole il senso. Le parole trovano il senso, devono poi camminare da sole, il loro cavare dal vuoto nutrimento. Le parole lasciano poi il senso, si reggono tra loro di suono in suono, raggiungono poi il silenzio. Bisbiglio circonfuso dello spazio. Quindi tu ci hai portato nel silenzio, ma anche nello spazio. Mi consenti di andare a sedere con i nostri Prego, ospiti? Andiamo, prego. io arrivo, sto arrivando, attenzione, eccomi qua, zacchete, ben trovati. Allora, Anna Brancolini e Franco Cappelli. Franco Cappelli, voglio sapere tutto di te, chi sei, quando nasci come artista, di dove sei, perché questi bei quadri, come mai tutti questi bei colori che poi si semplificano in due punti neri su una tela bianca. È una sintesi, sì. Dunque, io sono pistoiese, doc, sono nata a Pistoia, quindi da genitori pistoiesi. E dunque, sono nato, diciamo, artista, Sì. pittore, alla fine degli anni 60, 68, 69, così. Siamo un artista della rivoluzione. Sì, Anna, sì. confermi? Della contestazione, Della contestazione. della contestazione del 68. Dunque, io sono partito col figurativo come tanti miei amici coetanei. Pistoia era una terra fervida del figurativo, paesaggistico, tutto, figura, insomma, della figura umana. E dunque, poi sono approdato negli anni, fine anni 90. In un'idea di modificare il paesaggio, però restando fedele al paesaggio. In che modo? In che modo? Passando, diciamo, saltando il fosso dal figurativo all'astrattismo, piano piano sono arrivato a scarificare il paesaggio, i segni, i colori. E quindi sono arrivato a questo astrattismo modificando i colori, però lasciando intravedere un po' il paesaggio, a modo mio, chiaramente, no? Naturalmente, Chiaramente, a se no non modo saresti un artista, mio. naturalmente. Certo. E quindi ho fatto le città a modo mio, che si possa vedere questo quadro che ho alle mie spalle, bello pieno di colori e di segni. Poi sono passato via via, sempre eliminando tutta questa corposità del dipinto, a intravedere nell'architettura che ci sono nelle città, e ho fatto dei quadri, delle mostre, riproponendo un po' gli architetti, i padri dell'architettura del Novecento. Scarpa e Wright, e arrivati piano piano, lasciando un po' da parte questo colore di questa architettura, sono arrivato a una sintesi dell'architettura. Chiaramente, facendo una sintesi, si arriva a una scarnificazione, a una sintesi proprio lasciando colore e E siamo al quadro dietro segni. Anna. Al quadro, no, al No, a quadro, questo, questo. Questa è la completamente. sintesi. Ok, la sintesi Sì, è completa. una sintesi completa. Quella dietro Anna invece è un quadro dedicato all'architetto Scarpa. Ok, allora, una cosa Sì, diversa. Anna, a questo punto entra Anna. Vedete, io non sapevo, sono qui per imparare. Entra Anna, dai, da critico d'arte, su. da critico d'arte devo sottolineare che la ricerca, l'ultima ricerca dagli anni 2000 in poi di Franco, ha fatto proprio nozione geometrica. È chiaro dietro il tributo che l'artista
artista ha nei confronti dei grandi del Novecento, che però sa guardare con una disposizione tutta sua, fresca, e per cui va verso linee e forme molto originali. Mm-hmm. Il suo lavoro, che si è piano piano concentrato sulle forme geometriche, su colori primari molto caldi in genere, e anche su una grande varietà cromatica caratterizzata da colori squillanti, che ha fatto parlare di Felicitas da questo punto di vista, ben presto si è focalizzato, come accennava prima, su una riflessione sulla città, e quindi molte sue opere sono state un tributo ai grandi architetti del Novecento, però secondo me non c'è soltanto questo. Quindi come mai hai voluto criticarlo, hai voluto fare la sua critica? Perché mi è parsa una ricerca interessante che si muove da un ripensamento su artisti che sono stati pietre miliari del Novecento per trovare una strada personale. Per questo il suo geometrismo è un po' un geometrismo sui generis, che a mio parere ha un chiaro valore simbolico. La riflessione sulla città, l'omaggio a Scarpa o Le Corbusier, va oltre queste tematiche, perché in definitiva diventa poi, attraverso la forma e il colore, una riflessione sulla città di oggi, sulla città come dovrebbe essere oggi o in futuro. Franco, come dovrebbe essere la città? Dunque, la città io l'ho sempre interpretata con appunto una città vivibile, lontana. Come vedi nei miei dipinti, la città è sempre colorata. Sì. Difficilmente ci sono colori scuri, grigi, neri, perché è una città, diciamo, utopica, va bene. Però dovrebbe essere una città di felicità, che la gente ci vive bene. Certo. E quindi concordo in pieno. E quindi i colori sono quelli che l'anima esprime delle persone che vivono nelle città. Senti, una pagina social ce l'hai per venire a disturbarti? Perché sono un disturbatore, lo sapevo. Una social? C'ho Facebook. Oh, Franco Cappelli. Dove si può venire un po' curiosamente. Sì, sì, sì. E poi ci sono varie cose messe su internet, che ci sono le mie mostre, le mie cose che ho fatto. Ci sono, è sì, sì. Ok. Allora, un'ultima battuta, dai. Un'ultima battuta è relativa al percorso proprio recentissimo che ha fatto Franco e che può essere testimoniato da quest'ultimo quadro, che secondo me comprova quello che dicevo, un rapporto stretto con le maestre del Novecento, ma la capacità poi di percorrere traiettorie personali, perché qui si abbandonano i colori squillanti, si abbandona la riflessione sulla città, si abbandonano le forme, e l'indagine, a mio parere, è sulla linea e sullo spazio, uno spazio che sembra educarci quasi alla percezione, perché l'importanza di questi ultimi lavori non sta tanto nelle forme quanto nello sfondo, uno sfondo che è vibrante, caldo e molto molto intrigante. Bene, io allora vi dico grazie mille per aver partecipato anche questa settimana a Via Circonvallazione 42. Noi ci vediamo fra 7 giorni. Ciao! Grazie.